Cos'è il pensiero critico? Avere un pensiero critico non significa essere critici sempre e dovunque, e neppure cercare continuamente errori, difetti, contraddizioni, imperfezioni. Il pensiero critico è un processo mentale complesso basato sulla riflessione, l'analisi e la valutazione di informazioni, concetti, opinioni ed eventi per arrivare ad un giudizio o a una decisione su cosa fare o cosa pensare. Senza il pensiero critico non sarebbero state possibili le scoperte scientifiche, lo sviluppo della società, il progresso dell'arte, della letteratura, della filosofia. Il pensiero critico è anche fondamentale per affrontare gli eventi della vita quotidiana, così come per inserirsi nel mondo del lavoro. Pensa a tutto ciò che arriva dal web o alle fake news. Saper pensare criticamente ti consente di valutare se una notizia è vera o falsa, se l'informazione è fondata o meno, se le opinioni si basano su fatti o su idee precostituite, se le tue stesse idee possono essere conservate o modificate. Solo dopo aver raccolto e analizzato le informazioni necessarie è possibile formulare un giudizio basato su dati di realtà, esprimere il proprio parere su una vicenda ed assumere una posizione al riguardo con un certo grado di responsabilità e autonomia. In sintesi, quali sono le sue caratteristiche fondamentali? Come ogni altra competenza trasversale, il pensiero critico ha diversi aspetti. Ha una componente cognitiva relativa alla capacità di analizzare informazioni, idee, eventi e collegarli tra loro, formulare alternative, sapere argomentare, dare spiegazioni, andare in profondità, tener conto di punti di vista diversi su un determinato argomento. Esiste anche una componente legata ad aspetti motivazionali e comportamentali come la curiosità intellettuale e il desiderio di conoscere, l'apertura mentale verso prospettive, esperienze e persone diverse, la disponibilità a valutare le proprie idee e decidere se conservarle o meno, la fiducia realistica in se stessi e nella propria autonomia di giudizio. Date queste caratteristiche, è evidente che il pensiero critico è una competenza particolarmente richiesta nell'attuale mondo del lavoro, per svolgere professioni diverse e a diversi livelli. Ad esempio, è necessario quando bisogna prendere una decisione comune, decidere una politica aziendale, partecipare al lavoro di un gruppo per realizzare un progetto, individuare le strategie di marketing più adatte per un prodotto, riorganizzare ruoli e funzioni all'interno di un'azienda. Adesso spetta a te decidere se sviluppare o meno un pensiero critico. Non è una qualità innata, cioè qualcosa che hai o non hai dalla nascita, ma una capacità che puoi acquisire con il tempo, l'impegno e la volontà. Vieni a trovarci.